siamo ora nel sito di San Vincenzo al Volturno, dove sta per partire una nuova campagna di scavo, e questa mattina la presentazione, appunto all'ordine dell'informazione, dell'attività archeologica prevista per il 2018. Nel sito di San Vincenzo al Volturno prende il via una nuova campagna di scavo. Stamane la presentazione agli organi di informazione dell'attività archeologica per il 2018. Sul posto Stefano Campagnolo, direttore del Polo Museale del Molise, Teresa Elena 54, soprintendente, Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, insieme a Federico Marazzi, direttore delle indagini sul campo per conto dell'Università Suor Ursula Benincasa. Le indagini archeologiche saranno infatti condotte sotto la direzione scientifica dell'Ateneo Campano. Quest'anno noi proseguiamo in un'area dove abbiamo già operato negli scorsi anni, cioè nell'area del chiostro centrale del monastero, dove stiamo indagando appunto le strutture di questo complesso intorno al quale si disponevano tutti gli edifici principali del monastero, quindi è un'area cruciale dalla quale ci attendiamo risposte importanti rispetto a come il monastero era organizzato e quindi come funzionasse nel periodo di maggior splendore. Allo scopo di coordinare efficacemente le attività di ricerca con la tutela e la valorizzazione del sito, il lavoro sul campo di studiosi e ricercatori si svolgerà in stretta sinergia sia con la soprintendenza del Molise sia con il Polo Museale del Molise. Da rilevare la compartecipazione alla missione archeologica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta dello stesso ente che ha ospitato nella sua sede la grande mostra sui Longobardi e che ora ha scelto proprio il prestigioso sito molisano per sperimentare, primo caso in Italia, il coinvolgimento diretto di un grande museo statale all'interno di un progetto di ricerca archeologica sul campo. È l'occasione per stringere una collaborazione, per pensare nuove iniziative, per cercare magari di riportare temporaneamente, insomma, nel Molise molte delle cose che finora non si sono viste adeguatamente e che rappresentano la ricchezza di questa meravigliosa regione.